Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo tornati qui in un nuovo video perché raga mi sta piacendo tantissimo questa serie, pure a me piace tantissimo e quindi ragazzi oggi la continueremo. Raga, un gattino, è carino questo gatto, però anche lui dovrebbe essere un SCP, quindi allontaniamoci. Allora ragazzi, ho visto ieri mattina che è entrato un cluster qui dentro e ho anche visto che era apparsa una nuova cella ed era questa qui, che non ha una porta. Raga, mettiamogliela perché non voglio stare da solo. No, mettiamogliela bene se la vogliamo mettere. Perché resto aperto? Non voglio guardare l'SCP. Allora, raga, ecco, stavo dicendo, è comparsa ieri mattina, però io non l'ho... Lasciamo stare questa porta. Io non l'ho voluta aprire perché mi ero un po' scocciato di giocare. Ora che c'ho voglia, apriamola. Sai qual è? Keter! 1048! 1048, raga. 1048 lo conosco. 1048, ragazzi, già lo conoscevo ma l'ho visto da Lion. È un orsacchiotto. E ragazzi, è Keter. E se noi lo facciamo scappare, è un problemino. Perché lui, raga, si teletrasporta e si può trasformare in molti più orsi. Sta quello A, quello B, quello C, quello normale che è lui. Però, raga, mettiamolo, è carinissimo. Raga, andiamo a vedere proprio da vicino. Ci è apparso il cartellino. Per non perdere tempo, non controllo. Chiudi, che questo si teletrasporta fuori. Ho visto ieri da Lion che lui ha detto gli SCP Keter non sono soltanto che sono pericolosi, ma sono anche quelli che sono difficili da contenere. Infatti raga, lui è molto difficile da contenere perché si teletrasporta. Quindi ragazzi, andiamogli a preparare la cella e io la farei bella carina. Perché raga, insomma, cioè, lo voglio dire un SCP, però... Allora ragazzi, qui andremo a fare una piega. Dato ho visto da Lettero 16 un video che lui piegava a volte il laboratorio e lo voglio fare anche, cioè raga, oddio, non l'ho copiata, cioè no, scusate, non l'ho copiato, però è bellissima quell'idea, quindi la voglio fare anch'io. Andiamo a mettere questi oggetti perché raga è un pupazzo, già ve l'ho detto, il pupazzo. Quanti ne devo mettere di vetri? 4. Perché quello si muove? Raga, non vi ho... Ah sì, ve l'ho detto. E questo apre la pizza. Allora, ragazzi, prima di iniziare il video sono anche andato a controllare da SCP-173, c'è un casino, ve lo faccio vedere. Ci sono class D e guardie morte. Nel frattempo quelli stanno a sparare ancora. Raga, guardate. Questo buco che lo copro, però ragazzi, quel buco l'avevo fatto io. Guardate, guardie morte e class D morte. Ci sono 3 guardie morte e un class D. No, 2, scusate, class D. E c'erano 2 SCP-173. No, ce n'erano 3 e uno è morto. E sono in... Ma chi è questo? Ma chi è questo? No, raga, chi è questo nero? Ragazzi, ci sta un clan. Ci sta loro un SCP-173 nelle scale. Spero ci levasse questo. Però non perdiamo altro tempo. Andiamo a costruire una cella a questo bellissimo orsacchiotto. Se ne vuole andare questo, ma questo deve fare la guardia, poi ci distrugge il laboratorio.
Il rifugio viene distrutto. Se te ne deve andare il gatto. Sentite ragazzi, so che è simpatico, ma se ne deve andare perché anche lui è un SCP e noi stiamo facendo la gabbia per lui, stiamo facendo la gabbia per l'orsacchiotto. Quindi, continuiamo. Raga, ha laggato. Avete visto che io ho messo il blocco e con lei era subito scomparso. Raga, non ci pensiamo, che fa? Codo, se n'è andato. Ok, ora gli lasciamo un pezzo perché devo uscire, ovviamente. E non voglio rompere. Quindi, raga, per risparmiare tempo, mettiamoci a costruire il pavimento senza mettere quel blocco, perché sennò dopo lo dobbiamo rompere e ci impieghiamo più tempo. Benissimo, ragazzi, mettiamo gli 4 letti, perché ragazzi sono 4, però noi ne andremo a spawnare solo 3, che faranno amicizia sicuramente. E gli mettiamo gli scaffali, così. Oh, abbiamo finito? Sì. Tra l'altro ho ancora la pizza, che non ho provato a mangiarla, infatti la mangeremo oggi. Ah raga, la pizza, sì, ora mi ricordo, ti dà la cura. Raga, direi usciamo da qui, perché onestamente, pensavo avete capito, perché sennò non si può uscire. Devo spaccare, devo rimettere perché ho più tempo, quindi cerchiamolo, perché non voglio, come l'ho già detto in un altro video. Le 48 che sono l'orsacchiotto, che è l'orsacchiotto, sono l'orsacchiotto, ma come parlo? Ma sono cinese. Oh. Ho paura di toccarli. Godo. Godo, ragazzi. Madonna. Ora, ragazzi, facciamo il prossimo SCP. E qui gli mettiamo in pratica, ora vi faccio vedere, un vetro che andrà in curva, quindi tipo farà così, e quindi così tipo speriamo che esca un SCP che si può controllare, tipo il rettile immortale che abbiamo molto spazio per metterlo. Quindi facciamo il pavimento e concludiamo. Lo dobbiamo fare fino e a lui. E allora lo faccio oggi perché c'è poi dobbiamo fare la curva, raga. Io spero che esca un SCP con la curva. Sta ancora là quel gattino, può essere un trappolo. Però tanto, raga, sto registrando, quindi io la domenica guardo sempre i video, li analizzo. E arriverà forse un tempo, tipo il mese prossimo, quando mi guardo questo video per analizzarlo. E quindi mi ricorderò di quel gattino, che è molto carino in realtà. Però ragazzi, ho sentito da qualcuno, mi pare sempre da Lion, che diceva che era anche lui un SCP, non mi ricordo. O da Elettro 16 o da Lion, non mi ricordo. Ok. Come ultima cosa rimane il pavimento qui, ho detto. Uno, due, tre, finito. Abbiamo finito anche il pavimento. Ora qui andremo a fare una curva, progetto. E qui andrò a mettere l'ultimo SCP e il prossimo lo metteremo qui e dopo questo qui lo mettiamo qui.
Non so se ho capito. Vabbè, col passare del tempo ve lo dico. Allora, abbiamo finito. Abbiamo finito, ci sono tutti e tre? Sì. Abbiamo fatto anche la casa con gli scaffali, con il jukebox e con i quattro letti, anche se sono tre, vabbè, se ne prendono di più. E noi, spero il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti, ciao!